In collaborazione con ad Agricoltura News, l'appuntamento con le notizie dal mondo agricolo e non solo. La nostra puntata di oggi è interamente dedicata al basilico, uno dei prodotti più conosciuti e più amati della nostra regione. È un progetto integrato per lo sviluppo delle imprese che andiamo subito a conoscere nel prossimo servizio. In cosa consiste il progetto basilico? Il progetto basilico va a promuovere quello che è il prodotto e i produttori, ovvero va a promuovere quello che è una produzione tipica sicuramente di eccellenza della nostra regione. Oggi poter sviluppare e consentire lo sviluppo di impresa su colture minori, su colture di nicchia è molto difficile. Servono molti investimenti che purtroppo, essendo una coltura di piccole dimensioni, spesso non può trovare come risorsa al proprio interno. Ecco che quindi la Regione Liguria, attraverso un ampio partenariato, ha cofinanziato questo progetto che chiamiamo genericamente basilico, ma che è destinato a interagire, intervenire sia su aspetti di ricerca, divulgazione e promozione, sia anche vuole andare a intervenire in maniera molto specifica su quello che sono le necessità delle imprese. Questo progetto deve permettere a queste aziende la sopravvivenza, e non solo quello, ma lo sviluppo. Ora, vedere investimenti come quelli che abbiamo alle nostre spalle, con serre che hanno rubato il terreno alla montagna, impone a tutti noi attori di questo lavoro l'obbligo di dover favorire lo sviluppo dell'impresa attraverso la messa a punto di tecniche di produzione, strategie di commercializzazione, di contatto e conoscenza verso il consumatore. Oggi il consumatore conosce moltissime DOP in Italia, non conosce ancora la DOP del basilico, perché il basilico è piccolo, perché il basilico è una coltura molto importante, molto ben conosciuta, ma pochissimi sanno che il vero basilico si coltiva in Liguria. Ma quanto basilico si consuma in Italia? Stando ai dati statistici, il basilico è coltivato su poco più di 100 ettari in Italia, una superficie molto limitata. Oggi il basilico dà origine ad una salsa, che è il pesto, la terza salsa più consumata in Italia. E se pensiamo che questa salsa che noi consumiamo è prodotta in Italia con solo una parte del basilico prodotto in Italia, questo è da un lato un campanello d'allarme, ovvero dobbiamo proteggere le nostre produzioni, dall'altra parte è la sensazione, è la prova provata del fatto che c'è margine per crescere e per stimolare lo sviluppo di questa impresa. Ma il marchio DOP per il basilico rappresenta un'opportunità per le imprese? Sentiamo a tale proposito il parere del presidente del consorzio Basilico DOP. Il basilico DOP è certamente un'opportunità grandissima che hanno tutti gli agricoltori della Liguria da quando si è formata la DOP del basilico, da quando è stata registrata la DOP del basilico, e per cui possiamo dare delle garanzie che questo prodotto viene coltivato e controllato secondo le norme stabilite dalla Comunità Europea e dal regolamento della DOP. Le imprese agricole hanno voluto la DOP, ricordiamoci che tutte le DOP, come una volta anche le DOC del vino, partono da delle iniziative dei privati, dei coltivatori, per cui sono proprio le imprese ad aver voluto questo scudo protettivo che si ritrova nel regolamento delle DOP. Oggi ci sono tante aziende, come sempre succede, prima di fare le cose tutti sono molto contenti di averle fatte, una volta fatto c'è sempre chi è scontento, anche perché lavorare con delle DOP vuol dire sottostare a delle regole ben precise, che non sempre è molto comodo rispettare. Altro settore, che è quello della trasformazione del basilico in un prodotto per l'industria alimentare, le opportunità di nuovo sono enormi, in quanto c'è già stato un grosso risveglio da parte dell'industria alimentare
alimentare nei confronti del basilico genovese DOP, facendo richiesta dei semilavorati disponibili sul mercato. È il momento del nostro dizionario. Giulia De Stefanis ci spiega cosa sono i pagamenti diretti. Sono due tipi di aiuto economico previsti oggi dalla PAC. I primi sono i pagamenti diretti o a produzione, che riguardano il raccolto. Ciò che l'agricoltore deve quindi comunicare è l'entità del suo raccolto e riceverà un finanziamento proporzionato a tale entità. I finanziamenti oggi però più diffusi sono quelli a ettaro o superficie. In questo caso quello che il coltivatore deve comunicare è l'entità della superficie della sua azienda e in base a ciò riceverà il finanziamento. Lo riceverà soltanto però se rispetterà le norme dell'Unione in materia di salvaguardia ambientale, di sicurezza alimentare e di sanità animale e vegetale, e inoltre se manterrà il territorio in adeguate condizioni sia agronomiche sia ecologiche. Ecco che si parla infatti di condizionalità. Spazio ora alle nostre rubriche. Tra le delegazioni nazionali al Comitato Speciale Agricoltura, CSA, non c'è l'accordo sui rapporti contrattuali tra produttori e caseifici, nonché sulle misure di mercato. E ormai appare improbabile che il Consiglio Agricoltura possa raggiungere una posizione comune per attuare le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sul latte e i prodotti lattiero-caseari. I paesi cosiddetti liberal sembrano determinati a ostacolare l'adozione di conclusioni ambiziose sul latte. Così, per esempio, in tema di potere contrattuale dei produttori, Regno Unito e Paesi Bassi sono contrari a qualsiasi eccezione al diritto della concorrenza. Se poi la maggioranza dei paesi riconoscono la necessità di rafforzare il rapporto contrattuale tra produttori e caseifici con l'instaurazione di un formale contratto scritto tra le due parti, dall'altro lato diversi stati membri, tra cui Germania, Danimarca, Finlandia, Repubblica Ceca e Lussemburgo, insistono sull'aspetto volontario per questi contratti. Altri paesi, come la Spagna, puntano invece su contratti vincolanti. Riguardo al potere di contrattazione, diversi paesi liberal intendono spingere la Commissione a introdurre una legislazione che consente alle organizzazioni di produttori di latte di negoziare i termini del contratto, compreso il prezzo. Il Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP sta lavorando parecchio in questo senso. Abbiamo fatto una bella azione con i ristoratori, che si sono dimostrati reattivi e sensibili, ai quali diamo la possibilità di inserire nel menu e nella vetrofania dell'ingresso il marchio del consorzio se loro si impegnano a utilizzare solamente basilico genovese DOP. Abbiamo anche lavorato parecchio con le piccole imprese di trasformazione, gli artigiani e le industrie anche che usano il basilico genovese DOP per la trasformazione, quello da industria, diciamo, e anche loro hanno la possibilità, ci sono già più di 40 aziende che usano il basilico DOP e possono mettono il marchio in etichetta, quindi il marchio del consorzio. Questo è sicuramente una garanzia anche per il consumatore, perché quando va a acquistare il prodotto sa di acquistare un prodotto del quale si conosce vita, morte e miracoli, diciamo. Il consumatore che va al mercato e acquista del basilico, come può essere certo che quello sia basilico DOP? Il disciplinare parla chiaro e non si presta a nessuna interpretazione. La confezione di basilico deve essere marchiata col logo del consorzio, col logo della DOP e con l'indirizzo aziendale completo. Quindi non solo il consumatore ha la possibilità e il diritto di sapere che il basilico è DOP, ma può sapere anche con assoluta certezza da quale azienda e da quale azienda iscritta proviene. Quindi la tracciabilità è la garanzia. La tracciabilità è la garanzia e noi quello che stiamo cercando di sviluppare è la capacità del consumatore di riconoscere il marchio, di riconoscere la confezione corretta. In questo senso speriamo che anche le associazioni dei consumatori ci diano una mano. Ci troviamo nell'azienda agricola di Ruggero Rossi a Genova Pra per parlare di basilico, e allora col signor Ruggero andiamo subito a vedere come si produce il basilico in serra.
Il terreno adatto alla coltivazione di basilico è un terreno molto ricco di sostanza organica e lavorato molto finemente. Quindi innanzitutto una buona preparazione del terreno. Prima della preparazione normalmente si fa la sterilizzazione del terreno, la sterilizzazione con il vapore. Nella coltivazione tradizionale, quella che facciamo noi e quella che è ammessa come DOP, si deve lanciare il seme, bisogna dare la quantità di seme giusto e questo solo e esclusivamente per aumentare la quantità di basilico raccoglibile, perché il basilico viene raccolto stando sopra le fasce, viene messa una tavola e la raccolta avviene sopra la tavola senza mettere i piedi dentro, perché sulla stessa superficie, avendo fatto una semina molto densa all'inizio, ci si può passare due o tre volte, si raccoglie solo il basilico più grande. In quanto tempo il basilico è pronto? Passiamo dai 18-20 giorni durante il periodo estivo fino anche a 60 giorni nelle semine che si fanno in questo periodo. Naturalmente per produrre basilico tutto l'anno le serre devono essere dotate di impianto di riscaldamento. Ed ecco di cosa parleremo nella prossima puntata. Nella prossima puntata, gli OGM. Insegnare la biodiversità. Come si fa una colazione con i fiori. E con questo concludiamo la puntata di oggi. Vi ricordo naturalmente che tutte le trasmissioni di Agricoltura News possono essere riviste sul sito www.telegenova.com. Grazie per essere stati con noi e non dimenticate, con Agricoltura News l'agricoltura diventa cultura. Arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con...